Buonasera, siamo ai corsi dell'Agitronica Robotics di Padova. Questa sera abbiamo implementato un miscelatore che è montato in una fabbrica di bibite, precisamente di aranciata. Dal lato sinistro arriva l'acqua minerale, dal lato destro arriva lo sciroppo d'arancio e il nostro miscelatore produce la nostra bibita, dopodiché verrà inviata all'imbottigliamento tramite questa linea di scarico. Vediamo che ci sono gli effetti toggle sulle valvole, quindi carico l'acqua, vediamo che il tubo si è illuminato, fermo il carico dell'acqua, carico l'aranciata. Fermo il carico dell'aranciata, attivo il miscelatore, vediamo che l'effetto visivo è anche molto bello, è stato fatto con una lista grafica. Fermo il miscelatore, attivo prima la valvola e poi la pompa. Se cerco di attivare la pompa non reagisce perché la linea è intercettata dalla valvola. Attivo la valvola, quindi posso scaricare il prodotto finito. Adesso vediamo come è stato realizzato il programma. Nel primo segmento abbiamo il comando bistabile della levetta che attiva l'animazione del motore del mixer. Inoltre rende anche verde l'animazione lista grafica del motore. Sul secondo segmento abbiamo il comando bistabile nominato toggle, dove viene rilevato il fronte di salita della valvola che viene toccata e in funzione dello stato al ciclo precedente, cioè presente o mancante, viene settato un bit di marker. Se questo bit di marker diventa attivo, allora attiviamo sia l'uscita fisica che l'uscita virtualizzata nel touch. Abbiamo la stessa soluzione per la valvola dell'aranciata. E la stessa soluzione anche per la pompa dello scarico prodotto finito e dell'elettrovalvola per attivare la linea che dà la possibilità di scaricare il prodotto finito. Questi sono i timer e i contatori che permettono di animare l'oggetto. Andiamo a vedere la lista grafica, text and graphic list. E questa è la numerazione che permette di attivare la posizione delle pare e l'effetto delle bollicine che salgono. Abbiamo il motore che apre la valvola del miscelatore e poi alcune curve e pezzi di tubo che ci permettono di animare correttamente tutto il nostro sinottico. Grazie per l'attenzione. Il libro di testo che abbiamo usato è l'edizione 2022 del Let's Program PLC, disponibile sia su Amazon che su Lulu e adottato ai corsi di Padova. È aggiornatissimo, siamo a metà gennaio e come potete vedere è del 2022. Grazie per l'attenzione.